prima eravamo in 10 persone, ci siamo ridotti in 6 persone. Io comunque in questo posto ci facevo il cameriere, poi l'ho preso in gestione e per me era realizzare un sogno. Tu apri che è un debito e quindi devi lavorare, devi pagare le spese correnti, devi pagare comunque il debito regresso. A stento riusciamo a coprire le settimane. Cioè, come si mette a posto? Cioè, se io non lavoro, non ti pago, tu non puoi pagare il fitto, tu non, capito? È tutto un discorso a catena, capito? È l'ABC, Noi questo dobbiamo scongiurare al momento in questa città. Vi escono in totale 6 stipendi da questa attività e per me è motivo di soddisfazione, so, aver creato un'attività del genere in un contesto che quello è il napoletano. Che io ho fatto un mutuo per aprire questo locale, che ho la casa ipotecata, che anche a metà dello stipendio non riusciamo ad andare avanti, sapendo benissimo che le casse integrazioni non arrivano perché ci sono dipendenti che non hanno preso nemmeno la cassa integrazione del precedente lockdown. È un senso di umiliazione, perché sai benissimo a cosa andranno incontro. Stiamo fallendo. E questo è assurdo. Questa è una piazza che c'è sempre vita, qualsiasi ora che vivi. È triste Lorenzo, è triste. Senti, fa piacere che tu torni a casa la sera. E uno prima di andarsi giù, mi fa questa cosa, mi sono ricreato. Cioè, Certo, è un questo è concetto il di. punto cruciale Esatto, della capito? mia attività. Guardare queste immagini c'è molta tristezza. Si è arrivato a un malcontento generale talmente alto, inasprito, da. Era inevitabile. Personalmente io non condivido un modo di manifestare violento. Purtroppo chi è in difficoltà si lancia dappertutto, parliamoci chiaramente. Il motivo per cui anche a volte si rischia di cadere nell'errore di manifestare la cosa in maniera errata. Tu stasera hai deciso di andare con queste manifestazioni? Certo, io ci andrò. Il futuro che non c'è! È il futuro!